Sheila Bob, senza barcode e Liberi TV, siamo alla conferenza stampa di Diego Sabatinelli, segretario della Lega Italiana per il divorzio breve, siamo alla Camera dei Deputati, è la seconda conferenza stampa. Comparsa nei lavori d'aula del 21 maggio scorso, a giugno sparisce dopo un primo passaggio preliminare. A parlare di questa legge fantasma, dalla destra abbiamo Roberto Giachetti del gruppo Partito Democratico, Raisi di FLI, Futuro Libertà, poi a destra i radicali Marco Beltrandi e Rita Bernardini, che entrambi, Rita Bernardini tra l'altro ha seguito fin dall'inizio il percorso di questa proposta di legge perché è membro della Commissione di Giustizia, che è la commissione che ha licenziato il testo, che tra l'altro noi non soddisfa come radicali perché noi chiedevamo che si eliminasse del tutto il passaggio della separazione obbligatoria per fare domanda direttamente di divorzio, quantomeno un doppio binario così come previsto dalla legislazione, ad esempio la legislazione spagnola, che prevede la possibilità della separazione legale per una richiesta direttamente di divorzio, un compromesso al ripasso, noi consideriamo al ripasso un compromesso trasversale all'interno della Commissione, invece ha partorito questo testo, il cui relatore Maurizio Panz, però non diritto la nostra chiamiamo richiesta di calendarizzazione, che ufficialmente si è espresso, e questo testo prevede la riduzione da 3 anni a 1 anno della separazione obbligatoria nel caso non vi siano presenza di figli minori all'interno del matrimonio, da 3 anni a 2 anni nel caso invece vi sia la presenza di figli minori. Il secondo articolo, tra l'altro, era molto richiesto anche dagli avvocati, ma soprattutto dai separati, è quello che prevede lo scioglimento della comunione dei beni al momento in cui, alla prima udienza presidenziale, al momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. Due articoli che attendono di essere approvati da almeno 10 anni, forse più. Già c'è stato un primo tentativo nel 2003, una proposta di legge simile arrivò alla Camera e grazie a un emendamento segreto tra UDC e Lega saltò questa proposta e quindi si arrivò alla legislazione 2006-2008, quella del governo Prodi. Fu approvato lì, al contrario di questa occasione, fu approvato un testo dalla Commissione di Giustizia del Senato, cosiddetto testo Brutti, del nome del senatore Brutti, non riuscì ad approdare in quel caso in aula perché a gennaio poi Prodi si dimise, ci fu la sfiducia del governo e quindi non se ne è fatto nulla. Si è ritornati nel 2008 con varie proposte di legge sia alla Camera che al Senato, 3-4 anni, 2 anni per vedere discussa la proposta di legge in Commissione Giustizia. Partita nel 2010, la proposta viene approvata a marzo 2012 e poi sparisce dopo un primo passaggio in aula. A seguito di questa, io ritengo scandalosa, però ecco, io devo ringraziare Rita Bernardini perché è stata lei che ci ha avvisato, sia personalmente che poi pubblicamente durante il congresso ultimo dell'associazione Luca Coscioni, che ci ha informato pubblicamente che questo testo a un certo punto era sparito dall'ordine del giorno. Già noi eravamo allarmati e avevamo capito la fine che avrebbe fatto questo testo di legge nel momento in cui veniva calendarizzato tra gli ultimi punti all'ordine del giorno. Vederselo scippare in questo modo, sparire totalmente dall'ordine dei lavori, ha rappresentato quel passaggio da noi temuto. Alla richiesta da parte dei giornalisti, perché noi abbiamo sollecitato anche la stampa a chiedere ai diretti protagonisti quello che stava accadendo, c'è stata una dichiarazione pubblica da parte della stessa Presidente della Commissione di Giustizia, Giulia Bongiorno, che dice per volontà del Vaticano, esprime chiaramente, dicendo per volontà del Vaticano, la Commissione che è il gruppo, non ha tolto questo provvedimento dai lavori d'aula, così penso che negli ambienti parlamentari, del cardinale Bagnasco sia a marzo che a maggio di quest'anno, dimostrano che effettivamente è quella deve essere stata l'input per far sparire
Io dal 26 ottobre ho cominciato uno sciopero della fame con due obiettivi. Innanzitutto far sapere all'opinione pubblica quello che stava accadendo, quello che sta accadendo, perché questa proposta di legge è stata messa in cassetto, è sparita e nessuno ne sapeva più niente. Io vi assicuro che ho rapporti con centinaia di persone che sono in attesa di una legge di questo tipo e tutti mi chiedevano di essere fatto questa legge. Io convinto che ancora quantomeno fosse il giorno. Scoperto che era sparita, era necessario che la stampa ne facesse oggetto dell'informazione per i cittadini. Questa è una cosa, primo grande scandalo. Ai cittadini è negato totalmente l'informazione. Se non fosse stato per questo sciopero della fame, se non fosse stato per Repubblica, io ringrazio Maria Novella De Luca che ha fatto un primo articolo già il 27 di novembre, in cui dedicava una pagina intera a questo provvedimento scomparso dal calendario dei lavori di tavola, e oggi ne ha fatto un altro, sempre su Repubblica, due pagine sui provvedimenti di legge, e poi al limite accenno, per lasciare la parola all'onorevole, la questione di riparazione per figli naturali e figli legittimi, altro provvedimento che probabilmente rischia di saltare. Ebbene, poi la stampa, quel poco di stampa siamo riusciti a raggiungere, con noi radicali non è mai stato sempre felice il rapporto con la stampa, però insomma tra Corriere della Sera, Libero, il Giornale, Gente, l'Espresso, Rai 3, varie radio nazionali, eccetera, siamo riusciti un po' a far sapere il Salvagente un'altra settimana che il consumatore, insomma siamo riusciti, grazie sempre a Radio Radicale che ci ha seguito fin dall'inizio, siamo riusciti a far sapere quantomeno i cittadini interessati che stava succedendo questo. Quindi forse il primo obiettivo in parte è raggiunto, quello dell'informazione. Il secondo obiettivo è capire perché ufficialmente sapere dalla capigruppo com'è possibile che una proposta di legge sparisce in questo modo dai lavori d'aula. Se una cosa del genere è concepibile, e chi eventualmente, ecco io lo chiedo a voi, se rispetti i regolamenti parlamentari, a chi oltre alla conferenza dei capigruppo, a chi si può chiedere perché venga posta all'ordine dei lavori d'aula questa proposta di legge. Quindi io direi che posso concludere qui, sono al 28esimo giorno di sciopero della fame, ho perso 10 minuti, ho fame, ho perso 10 minuti, non ho avuto risposte se non siamo riusciti a ottenere informazioni da parte della stampa. Voi vi siete uniti a me, spero nella richiesta dei vostri capigruppo di calendarizzare o avere quantomeno una spiegazione di quello che sta succedendo. E quindi, se consentite, lascio la parola prima a Roberto. Ok, allora Rita e poi Roberto. Allora, intanto grazie per aver organizzato questa conferenza stampa, ma intanto diamo atto al Parlamento che è qui, dopodiché c'è Repubblica TV, il giornalista non so di quale testa lo sia, lo stesso, diciamo che dal punto di vista dell'informazione questo tema che invece riguarda centinaia di migliaia di persone del nostro paese, per l'informazione non esiste e non deve avere alcun risalto. Io capisco che magari uno a leggere articoli che non c'erano mai stati, Salvagente, piuttosto che magari un articolo sul Corriere della Sera, pensa che la gente sia informata. Sappiamo tutti che l'informazione è una convergenza di mezzi e avete sentito un Ballarò, avete sentito una di queste trasmissioni di approfondimento sul tema del genere, no? Perché ancora una volta, guardate, l'atteggiamento è lo stesso degli anni 70, ancora una volta l'atteggiamento è un po' quello che questi temi poi in fondo non sono così importanti, perché l'importante è la drammatica situazione economica, appunto se vive, figuriamoci se non siamo d'accordo. Il problema è che anche questo tipo di ingessamento sul settore dei diritti civili contribuisce a ingessare il paese anche dal punto di vista economico. E
perché quando il cittadino non ha la possibilità di rifarsi una famiglia, sentiamo tutti, soprattutto quelli che di famiglie ce ne hanno più di una, che ce ne hanno più di una e se lo possono permettere, nel senso che noi lo sappiamo, ci sono esponenti dell'UDC che insomma non da che meno hanno giustamente, non hanno più soldi per il corso da lì. Se la cavano lo stesso, anche perché cioè, una cosa che per esempio è accaduta sulla pensione che poi i deputati prendono alla fine del loro mandato a partire adesso dai 65 anni, sappiamo che le coppie di fatto possono, secondo me, giustamente accedere a questo tipo di pensione, mentre sappiamo benissimo che non accade per le coppie che non sono sposate. Non c'è la pensione di reversibilità, però facendosi le regole interne, in Parlamento, tanto alla Camera quanto al Senato, è stato deciso questo. Quindi c'è un distacco profondo fra coloro che dovrebbero essere i rappresentanti del popolo e il popolo stesso. Cioè ai cittadini italiani si fanno sopportare dei pesi che la classe dirigente istituzionale di questo paese non è capace di sopportare. Sa che la può fare franca, io adesso qui introduco, pensate all'uso delle sostanze stupefacenti, si sa che le sostanze stupefacenti circolano dentro questo palazzo, però magari gli stessi che le consumano sono i primi a dire no, proibizione, no, galera, perché la fanno franca. Oppure, poi ogni tanto vengono anche qualcuno, viene anche beccato, è convinto di essere potente, di essere prepotente nei confronti dei diritti fondamentali dei cittadini. Adesso tu giustamente chiedi che cosa facciamo? E la cosa grave che è accaduta è che l'argomento per richiesta, soprattutto del PD, questo dobbiamo dirlo, è stato calendarizzato. C'è stata la discussione generale, la cosa grave è che è stato sfilato dai lavori della Camera, e ancora più grave è che coloro che sono contrari non hanno il coraggio di dire no, non hanno il coraggio di esprimersi con un voto. Perché? Perché sanno che tutti i sondaggi dicono che l'80% degli italiani è favorevole al divorzio breve e quindi non vogliono esporsi con un voto pubblico. Questa è l'ipocrisia. In fondo noi, e tu con la tua azione non violenta, non hai detto occorre approvare il divorzio breve, no, occorre votare sì o no se si vuole questa riforma. Credo, so che decide la conferenza del gruppo, so che sarà molto difficile perché ormai sono gli scampoli di legislatura e quindi devono essere tutti d'accordo su quello che occorre mettere all'ordine del giorno, però è veramente triste che non ci si occupi di diritti fondamentali che causano sofferenza infinita per chi ne è vittima e non può esercitare. Roberto? Sì, ringrazio, sono molto breve, ringrazio Sabatinelli che mi dà anche questa possibilità. Le cose che sono state dette sono assolutamente rispondenti alla realtà, soprattutto diciamo la consapevolezza che stiamo parlando di una legge, tra l'altro io ho vissuto in tutte le tappe che ho dato Sabatinelli, perché ero presente quando nominati alla Camera, quando trincerando il voto segreto, fu abbattuta la legge che invece l'ha superata il vaglio della Commissione, anche lì dopo un'infinità di mediazioni, di compromessi, perché stiamo parlando, come si ricordava, di una legge che sicuramente
sicuramente è il frutto di una serie di mediazioni e compromessi necessari affinché si potesse tentare in questa legislatura di arrivare almeno a un voto che facesse fare un piccolo passo in avanti, tenendo conto che era evidente che su una legge, diciamo, un po' più avanzata non ci sarebbe mai stata una maggioranza. Quindi, diciamo, la ragione per cui questa legge, che anch'io considero soddisfacente, però ho sempre pensato fosse un punto importante, perché sicuramente è un segmento verso la modifica di una situazione che, come descriveva perfettamente Serena e Sabatinelli, investe tante famiglie in Italia, e probabilmente molte di queste sanno perfettamente cosa comporta e cosa significherebbe abbreviare un periodo che non è solo un periodo, che non è poco, di sofferenza, diciamo, rispetto alla vita quotidiana, ai figli, al sistema famiglia, ma è un problema, per essere molto chiari, che incide anche sulla tenuta economica dei singoli e delle famiglie stesse, di quelle che si rifanno, di quelle che si lasciano. Insomma, un problema complesso che è vissuto in modo diffuso e che tutti sanno perfettamente quali costi ha dal punto di vista umano, anche da quello materiale. Fu affossata quella legge e abbiamo riniziato il percorso, e devo dire, vorrei dare atto a Paniz che sicuramente, diciamo, con una tendenza abbastanza, mentre l'UDC mi pare si sia sempre abbastanza manifestata con contrarietà rispetto a questo provvedimento, dentro il PDL c'era una forte contraddizione, che in qualche modo Paniz all'interno della Commissione Giustizia era riuscito in qualche modo a sanare, essendo anche lui il, diciamo, il promotore di questa mediazione, e portare la Commissione a licenziare un testo per l'Aula, faticosamente, il tempo che ci è voluto lo conosciamo, ed eravamo effettivamente arrivati, segnalo che anche in questo posso dirlo, anche in un gioco di sponda con compagni, se lo potrei chiederlo al suo gruppo, ma mi ricordo benissimo che fummo noi, come dire, a chiedere che fosse nella quota, diciamo, riservata all'opposizione, al Partito Democratico, la possibilità, quando eravamo all'opposizione, la possibilità di calendarizzare questa. E devo dire, devo dare atto, perché non avrei motivo di non farlo, e anzi penso che sia importante, che nell'ultimo anno in ogni lettera di, voi sapete, se non lo sapete ve lo dico, nella richiesta prima delle capigruppo, ogni gruppo manda una lettera con le proprie priorità che possono essere affrontate nel calendario della Comunità della Camera nella settimana e nel mese successivo. In ogni lettera da un anno a questa parte, tra le priorità del Partito Democratico c'era esattamente di Orso Imperi. Tant'è che, come giustamente ricordato, eravamo riusciti a ottenere la discussione generale. Cosa accade? Che ovviamente adesso, essendo in una condizione diversa, in cui c'è questa maggioranza abbastanza strana e via dicendo, sostanzialmente il calendario dell'Aula lo si fa con provvedimenti che sono in qualche modo all'unanimità, raggiunto comunque con una stragrande maggioranza della conferenza dei capigruppo. Eravamo riusciti a mettere in discussione generale, dopodiché, un po' perché sono arrivati una serie di decreti urgenti del governo che obiettivamente riguardavano questioni importanti e quindi hanno fatto scalare questa cosa, ma è sparita. Io la notizia che posso dare, perché ho parlato con il capogruppo Franceschini ancora questa mattina, dicendogli che avrei partecipato a questa conferenza stampa, e lui mi ha detto: guarda, ti prego di dire che noi riproporremo alla prossima conferenza del capogruppo la richiesta che venga fatta, che venga portata in discussione in aula la legge di divorzio breve. C'è, non dico nulla di nascosto, perché è noto, c'è una opposizione netta, non so quanto per convinzione personale, ma certamente per presa politica da parte del PDL, oltre che credo del PC, ma sicuramente il PDL, che è una forza che dentro questa, diciamo, vicenda ha un suo peso, ovviamente anche nella formazione del calendario, che dice no, ora i tempi sono quelli che sappiamo, che ho veramente concluso, purtroppo siamo nello scorcio di legislatura, tenete conto che con tutti i problemi che ci sono stati alla Camera, immagino una volta che dovessimo approvarlo e passare al Senato, ci dovrebbe essere veramente una volontà politica di chiuderla, essendo, ripeto, un punto di compromesso che a parole tutti quanti riconoscono come tale, quindi possibile, se ci fosse la volontà politica i tempi ci sarebbero per farlo. Ho paura che, diciamo, con ciò che è stato messo in campo per ritardarne e addirittura per farlo saltare una volta calendarizzato il voto in aula, potrebbe tranquillamente far superare l'esame dell'aula e piantare, diciamo, la zeppa al Senato. Mi auguro che così non sia. Noi riproporremo in conferenza di capigruppo prossima la richiesta che il divorzio breve sia messo all'ordine del giorno, perché riteniamo, e io ritengo personalmente, ripeto, che seppure non è la legge ottimale a cui probabilmente, che potrebbe, diciamo, dare davvero sollievo a tante famiglie, ma certamente è un passo avanti che dovrebbe fatto,
che andrebbe fatto. Diversamente ci trascineremo per un'altra legislatura e ricominceremo il percorso da capo, e questo, diciamo, è un altro elemento che dimostra come certe volte la politica riesce ad essere totalmente scollata da quelle che sono le esigenze reali del paese e dei suoi cittadini, e viaggia un po' per parametri che francamente lasciano un po' a desiderare. Comunque noi siamo impegnati in questo e lo rifaremo. Speriamo magari potrei sollecitarvi a fare una richiesta di nuovo a tutti gli altri capigruppo di aderire a questa proposta, che sicuramente sarà l'ordine del giorno della prossima conferenza capigruppo che deve decidere il calendario. Veramente fino ad oggi io più volte ho chiesto, non mi è stata data risposta, quindi questa tua notizia ritengo sia molto importante. Quantomeno sappiamo che l'interesse almeno qualcuno lo ha. Io lascerei la parola all'onorevole Raisi, il futuro interpretato. Che non è che aggiungo. Io ringrazio per questa opportunità, non è che ho molto da aggiungere se non condividere tutto quello che è stato detto. Per me peraltro si è parlato anche nel mio partito, quindi mi sembra abbastanza chiaro quello che ha detto e lo condivido. Mi aggiungo e solidarizzo con chi sta aspettando questa legge. Peraltro io veramente la dimostrazione quanto sia grande ormai la discrasia tra la realtà del mondo civile, della società civile, della politica. Questo è un problema che ormai si vede da centinaia di persone, che diciamo veramente ormai è inconcepibile anche apporre, come dire, motivazioni fra virgolette ideologiche su temi come questi, che sono su quegli occhi di tutti, che creano tra l'altro anche problemi economici di tanto tempo. Io l'impegno che posso prendere qua davanti a tutti, comunque, per me sarà molto facile, quello di insistere con il mio capogruppo, che la pensa con me, quindi vedere da capogruppo così in commissione, diciamo che tutto in realtà ha idee abbastanza chiare su questo tema. Questo è l'impegno che comunque prendo pubblicamente, sperando che poi alla fine riusciamo a superare quell'ostacolo della condivisione da parte di tutti, perché è chiaro quello che ha detto la Vicechetti, è vero, cioè, i tempi per farlo passare ci sono, però c'è una condivisione politica, forse qualcuno per te vuole parlare meno, una persona parlare di chimere, però siamo qui a fare la nostra parte ed è importante che si sappia anche qui chi vuole le riforme e chi non le vuole. Questo è un aspetto secondo me fondamentale. Grazie. Insomma, che l'appello che è stato messo e dato a tutti i parlamentari. Sì, grazie, ma io in realtà speravo di portare a casa, come posso dire, un risultato migliore, nel senso che mi aspettavo che su un tema così sentito dall'opinione pubblica in Parlamento fosse un tantino più recettivo a livello dei singoli parlamentari. Poi so tutte le difficoltà, siamo alla fine, tutti sono distratti, ci sono altre preoccupazioni, tutto quello che si vuole, però effettivamente devo dire i consensi sono arrivati trasversalissimi, dobbiamo dire, alcuni anche molto prestigiosi e importanti, ma adesso speriamo che con la prossima settimana, quando avremo forse, almeno spero, un paio di giorni di lavoro parlamentare senza fiducia, mi auguro, riusciremo quindi magari facendo un po', chiedendo a chi ha già firmato e girando un po' noi tra i banchi a vedere di raccogliere le firme in più, perché è quello che diceva Ricca, a mio avviso è il fondamento, cioè la realtà è che motivi per ostacolare questa legge, motivi che siano dichiarabili pubblicamente, non ci sono. E allora, come sempre in questi casi, quando non ci sono buone ragioni, chiaramente qual è l'arma per gli oppositori? È fare in modo che non se ne discuta, appunto, che non se ne discuta nei media, che non se ne discuta, quindi l'azione di Diego è stata preziosissima, che non se ne discuta in Parlamento, perché poi diventa difficile di fronte agli elettori, se arriva in aula, diventa difficile. Persino per l'UDC sono convinto qualche imbarazzo verrebbe, loro poi alla fine direbbero di no, ma sono convinto che farebbero fatica, perché poi è difficile dirlo agli elettori che le vite devono rimanere sospese, perché poi questo è il problema vero. Cioè qui stiamo parlando di una sospensione per legge della vita delle persone, perché questo è questa separazione forzosa per anni, questo è, cioè è il sospendere il naturale decorso della vita quando un'unione si rompe, e naturalmente se ne possono
costruire altri, si può costruire un altro percorso di vita, e per fare questo naturalmente cosa si ha bisogno di fare? Di chiudere con l'esperienza precedente. Invece no, per l'ipocrisia italiana dobbiamo dire che chi ha preso questa decisione non è abbastanza maturo, deve pensarci per altri 3 anni con spese legali, con tutto quello che ci va dietro. Allora, diciamo la verità, è stato raccontato da Giulio Roberto, cioè che un accordo era stato trovato, una legge, e poi è bastato un veicolo, probabilmente che è arrivato da qualche stanza di Oltretevere, ed è bastato questo perché il Parlamento continuasse a tenere sospese le vite degli italiani che hanno deciso di costruirne nuove con me. Questo è veramente inaccettabile, quindi io non posso che essere grato, ripeto, a Diego e ai parlamentari, comunque un po' di tutti i partiti, certo forse ancora la Lega, ma insomma sono convinto che anche lì qualcuno ci sarà. È importante quello che ci hanno detto sia Roberto sia Enzo. Speriamo che si possa fare qualcosa, o che comunque, nella ipotesi, io non mi auguro che non si riuscisse ad approvare la legge, ma che almeno si faccia pesare, cioè che sia chiaro chi è responsabile, cos'è che è responsabile di questa situazione, e che qualcuno paghi almeno un po' un prezzo politico per questo, per questa ennesima incapacità di rispondere a un'esigenza dei cittadini italiani. Quindi di questo si tratta, ancora molte grazie e andiamo avanti. Insomma, abbiamo poco tempo, ma non siamo assolutamente, non siamo resi e non ci arriveremo. Grazie.